Torniamo insieme e facciamo dei passi un po' indietro per inserirci ancora una volta nella testimonianza di vita del cardinale Diodonnenza Palainga, che è il cardinale di Bangui, l'arcivescovo di Bangui, questo grande testimone di pace. Molti mi chiedono sempre il libro. Il libro si può acquistare tranquillamente o su internet oppure andando nelle librerie o ordinandolo. Ecco, noi spesso, grazie ai nostri operatori, vi riproponiamo la copertina così potete leggerlo e potete approfondire. Bene, dopo la sua infanzia, il cardinale, dopo un periodo nella di formazione nel seminario del suo paese, Busuga, se non vado errato, sì, entra, decide di entrare, quindi di fare il liceo tra gli spiritani, che è una congregazione religiosa che ha lo scopo, appunto, e la caratteristica di essere missionaria è missionaria e per il servizio ai poveri. Il cardinale incontra nella sua vita un missionario spiritano olandese, padre Leon van den Wildenberg, che appunto stava in Centrafrica ed era parroco della cattedrale di Bangassou, appunto il paese dove è nato il nostro cardinale, la cattedrale dedicata a Saint-Pierre Claver. Bene, lui incontra questo sacerdote spiritano e il Signore si serve di questo sacerdote per fargli capire la sua vera vocazione, e lui capisce che tra gli spiritani può vivere ciò che più ha nel cuore, il desiderio più grande che ha nel cuore, cioè servire i poveri come Gesù ha servito i poveri. E dopo ecco, un periodo di formazione, non è ancora ordinato diacono e sacerdote, nel 1994 i superiori lo mandano in Francia. È qui che avviene poi la rivoluzione della sua vita. Lui passa da una povertà come quella del suo paese, del Centrafrica, a un'altra povertà, quella dell'Europa, quella della Francia, cioè la povertà di un paese ricco, di un paese consumista, come è un po' tutta l'Europa. E voglio leggervi proprio le sue parole, perché poi di qui vogliamo vivere questi ultimi giorni che ci condurranno idealmente alla grotta di Betlemme, sempre in compagnia dei poveri. Scrive Padre Diodonné: che cosa frulla per la testa di un centrafricano che sbarca all'aeroporto parigino di Roissy? Chi sa e chi conosce, chi è andato mai a Parigi, sa cos'è questo aeroporto grande, immenso di Roissy. Bene, che cosa pensa un africano quando arriva lì, un centrafricano quando arriva lì? Come tanti miei concittadini, dice il cardinale, mi ero fabbricato tutto un immaginario della Francia. Ma tra quello che si vede in TV, che si legge nei libri e la realtà c'è un abisso. Perché c'è un abisso? Perché il cardinale parla di un abisso lì in Francia? Lo vediamo domani. Parli più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!